Buon pomeriggio, ben ritrovati, benvenuti al consueto appuntamento con Focus. Quest'oggi parliamo di libri, parliamo di letture di generi completamente diversi. Parliamo di letteratura erotica con Maddalena Costa, buon pomeriggio e benvenuta. E di poesie che hanno non un contenuto solo, non un tema solo, ma ben quattro, con Mara Venuto. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Partiamo con la presentazione dei lavori, partiamo con Maddalena Costa. Il titolo, Il mio innanzitutto. libro si chiama Le perversioni di Ninè ed è una raccolta di 18 racconti erotici edita da Damster. Il libro contiene appunto 18 racconti erotici, i primi quattro sono incentrati sul personaggio di Ninè che appunto dà il nome a tutta la raccolta. All'interno del libro c'è una sezione dedicata alla fotografia erotica con fotografie realizzate dalla sottoscritta, perché diciamo non mi definisco una fotografa, preferisco definirmi un'autrice di immagini. Però la fotografia è una delle mie più grandi passioni. Da dove è nata l'idea di scrivere un libro che affronta dei temi che, lo dicevamo proprio prima di andare in onda, rappresentano comunque, continuano a rappresentare comunque un tabù? Assolutamente sì, diciamo che l'idea è nata in modo naturale, assolutamente naturale, perché l'erotismo è una delle mie sfumature. Quindi quasi per gioco a novembre dello scorso anno ho aperto un blog che si chiama La Scrivania e ho cominciato a pubblicare i miei racconti online e ho cominciato a condividere questa mia passione per l'erotismo con dei lettori che poi erano lettori fantasma. Sono diventati sempre di più, con loro ho creato un rapporto bellissimo e poi è nata l'idea appunto di pubblicare, di provare a mettermi in gioco. Ed è stata una cosa così veloce che mi ha quasi travolta. E a marzo c'era già l'ebook e il libro è uscito a giugno, quindi. Ecco, parli di un rapporto comunque all'inizio virtuale, un rapporto Sì. che forse è difficile creare in maniera reale, in maniera fisica. È difficile, infatti, è difficile creare in maniera fisica, però in maniera virtuale è molto facile, e in particolare affrontando determinati temi, perché dietro ad uno schermo la gente si sente protetta, quindi rompe gli indugi e si lascia andare. E io attraverso i miei lettori ho fatto un tour virtuale nelle camere da letto dei lettori. Quindi hanno condiviso con me le loro fantasie, che mi sono poi servite anche per scrivere. Certo. Mara, cosa ne pensi? Parlavamo poco fa proprio nel fuori onda, in attesa di cominciare la nostra conversazione. Ci vuole coraggio ancora oggi, sebbene appunto le 50 sfumature di grigio e colori seguenti abbiano un po' sdoganato questo tema, che è poi il tema erotico in letteratura. Però è chiaro che ancora, forse l'autrice Maddalena è di Grottaglie, quindi forse ancora di più in un piccolo centro. Ci vuole sicuramente la forza e il coraggio di rompere certi tabù che continuano a sopravvivere. La letteratura in realtà credo che possa essere un veicolo importante, non solo per avvicinare poi i lettori a un tema che comunque il successo, ad esempio, lo ribadisco, delle 50 sfumature, mostra proprio come ci sia in realtà la voglia di, insomma, di approfondire anche questo tema, quindi il tema dell'erotismo e del sesso anche. Però è sicuramente anche cimentarsi da un punto di vista proprio di scrittura, quindi come Mettersi proprio in scrittori, gioco in questo è un senso. modo anche per liberare, credo la fantasia e anche la penna in qualche modo. Quindi credo che si continuerà, ecco, a parlarne. Ultimamente, tra l'altro, sono usciti anche diversi romanzi per young adults, cioè racconti e romanzi erotici per adolescenti. Quindi, forse questa è ancora un po' più una novità, è un passaggio successivo. È evidente che non è così esplicito, magari, come proprio la letteratura per adulti, però insomma c'è già un'attenzione, quindi una voglia di rimanere su questo tema. Tra le cose che ci ha detto Maddalena, un passaggio ha detto l'erotismo è una mia sfumatura, io credo che l'erotismo sia una sfumatura di ciascuno di noi, quindi c'è da dire questo, c'è questa resistenza da parte di persone normalissime in questo senso, nel senso che non accettano di manifestare questi aspetti della propria vita. Quindi siamo ancora un passo indietro.
passo indietro, però ecco, sicuramente poi l'arte aiuta a liberarsi molto, perché in qualche modo l'arte è anche il web, come diceva Maddalena prima, perché condivido. Sicuramente insomma, il fatto in qualche modo di trattare certi argomenti sotto forma artistica, che possa essere appunto la fotografia, o possa essere un racconto, poesia o quant'altro, oppure ecco, farlo quindi in contesti artistici, senz'altro, aiuta a potersene liberare, ecco, poter far emergere certi aspetti che magari nella vita di tutti i giorni sono vissuti, ma non detti, non esplicitati. D'altronde la letteratura è da sempre, insomma, si è occupata anche di queste tematiche. Lo ricordiamo appunto con Henry Miller o Anaïs Nin, o con i grandi autori francesi, quindi dell'Ottocento. Il filone erotico esiste, è sempre esistito, solo che passava in qualche modo sempre un po' sotto, in maniera nascosta, un po' segreta, proprio perché è evidente che il tabù sociale rimane. Il Decamerone, oppure Pietro Aretino, le sue poesie erano molto spinte. Oppure Cernaiana, ma ancora oggi il sesso è tabù. E io l'ho riscontrato personalmente, sulla mia stessa pelle, vivendo la reazione al mio libro nel contesto sociale in cui vivo, da parte dei miei paesani e poi anche da parte della mia famiglia. Quindi lo posso dire a gran voce, il sesso è ancora tabù. Mara, veniamo al tuo lavoro. Sì, si discosta sicuramente dal tema erotico, per quanto le sperimentazioni non siano mancate anche a me, perché appunto, come dicevamo, è chiaro che scrivendo c'è la voglia di cimentarsi un po' con tutti i generi. Però sicuramente, ecco, per ciò che riguarda la mia esperienza sì di scrittrice o di editor, in quel caso il filone erotico è rimasto più in secondo piano, sia nella la mia prima raccolta di monologhi, di racconti monologhi, che anche nell'ultimo mio lavoro, che invece è una silloge, quindi si tratta di poesie, sono 84 poesie con temi differenti, in cui l'erotico non c'è, quindi in questo modo non subirò il biasimo oppure le chiacchiere, almeno dal punto di vista artistico. Però ecco, sicuramente credo che, almeno per quanto riguarda il mio lavoro, l'interesse sia più centrato sul rapporto, quindi con il quotidiano, quindi con il dialogo con gli oggetti, con la natura, con la quotidianità proprio anche di ciò che abbiamo sotto gli occhi, quindi davvero tutti i giorni. E poi naturalmente il tema amoroso, in cui la passione sicuramente c'è, sebbene non declinata in una forma, esatto, erotica, e poi il rapporto con se stessi, quindi l'approfondimento della conoscenza di sé, anche attraverso quindi il verso, e poi il tema sicuramente, insomma, quello del rapporto un po' con il tempo, perché è impossibile prescindere da questo. Quando poi gli anni cominciano a correre uno dopo l'altro, ci si interroga un po' sul senso e quindi anche sul rapporto col tempo. Maddalena, io so che anche tu ovviamente ti rapporti con quelli che sono i temi del quotidiano. Mi dicevi appunto prima la violenza, sì, è uno degli argomenti di cui ti sei occupata. Assolutamente sì, sì, ho scritto un racconto in particolare intitolato Dovere d'amare, dove racconto la storia vera di una donna, una donna fantasma, una donna che vive con questo rapporto con un uomo che la annienta. E con questa novella ho partecipato ad un concorso nazionale, il concorso nazionale Mirella Ardi, ed ho vinto un premio, un diploma di riconoscimento. Per me è stata una grandissima soddisfazione, è perché non si trattava comunque di un genere erotico, quindi un'ulteriore conferma, e perché per il tema trattato è di grande attualità e al quale io sono molto sensibile. Mara, quindi... Sì, il tema della violenza sulle donne sicuramente è un argomento che ci tocca tutte da vicino, artiste e non, quindi anche per quanto mi riguarda è stato oggetto di un componimento, proprio perché credo che sia un
che sia un tema che inevitabilmente risuona in maniera molto forte dentro, sia appunto che si siano vissute esperienze di prevaricazione, non necessariamente di violenza, o che non le si siano vissute. Ciononostante, insomma, credo che proprio il fatto di essere donna comunque spinge a poter percepire, a poter comunque immaginare cosa debba essere e cosa debba significare. E l'arte, l'abbiamo visto ultimamente, è divenuto, insomma, questo l'argomento appunto del femminicidio, della violenza sulle donne, oggetto di molte produzioni letterarie, ma non solo, anche teatrali, recital, insomma, perché si cerca in qualche modo di sensibilizzare attraverso l'arte, perché è un veicolo comunque importante, cioè un veicolo che permette, senza scendere nella morbosità o comunque senza in qualche modo calcare un po' troppo la mano anche su fatti di cronaca nera di cui siamo comunque sempre fruitori in un modo o nell'altro, però è chiaro che l'arte aiuta a farsi penetrare da certe tematiche, facendo cultura e cercando di poter aprire, ecco, ad una nuova visione anche del problema. Una sorta di funzione sociale dell'arte in questo senso? A tutti, senza grossi traumi, perché l'arte riguarda tutti, la sensibilità di ognuno in un modo o nell'altro, nelle sue svariate sfaccettature, che si tratti di letteratura, che si tratti di musica, di cinema, insomma, sì. E comunque, la funzione educatrice, diciamo, anche, no? E comunque, secondo voi, è utile parlarne? Perché c'è chi dice, magari, più si parla di alcuni fenomeni, più si porta chi ha magari delle debolezze ad emulare. Non so come la pensate in merito. No, secondo me bisogna sempre parlarne, assolutamente. Cioè, è assurdo pensare che questo possa alimentare comportamenti violenti, no? Bisogna parlarne. Questa è una domanda che mi sono posta anch'io tante volte, però continuo a pensare che sia sicuramente meglio parlarne. Meglio far emergere le cose. Assolutamente. Sì, io, ecco, l'emulazione rispetto a questo tipo di delitti non credo molto. Credo sicuramente che nascano invece nell'intimo, quindi di personalità, con dei conflitti irrisolti, questo senz'altro, e probabilmente aggravati anche dal contesto sociale, perché è stato dimostrato, ecco, attraverso studi scientifici, ne parlava proprio ultimamente la filosofa Michela Marzano, che è stata a Taranto anche, tra l'altro, per raccontare il suo libro sull'amore, e quindi ha creando un parallelismo anche con l'amore malato, e raccontava come senza dubbio il contesto sociale attuale, quindi la situazione di crisi, insomma, di precarietà, sta incidendo anche su questo tipo di problematiche, quindi sulla situazione, sulla conflittualità all'interno delle famiglie e anche delle coppie. Ma non solo, è evidente che poi accanto ai fattori sociali ci sono anche quelli proprio culturali, quindi parlarne è decisivo, quindi fare educazione è decisivo, soprattutto nei confronti non solo delle ragazze, ma dei ragazzi anche, al fine di stimolare la consapevolezza che l'altro non è un oggetto. Questo è il primo credo fattore, spezzare la logica per cui sull'altro esiste la possibilità di un possesso, quindi utilizzarlo come un prolungamento di sé, quindi negando la libertà. E poi è chiaro che naturalmente ci sono fattori anche proprio strettamente di devianza psicologica, e in quel caso, anche in questo, il fatto di discuterne diventa utile, perché permette poi di spezzare un altro tabù, perché se il tabù erotico esiste, ce n'è un altro riguardo proprio alle patologie che riguardano la mente, che riguardano appunto l'intimo, e che avrebbero bisogno, ecco, forse di essere trattate in maniera un po' più approfondita, con un maggior riguardo. È il momento della nostra prima pausa pubblicitaria, tra poco. Ben ritrovati, seconda parte di questo focus dedicato alla lettura, in particolare due generi diversi, lo abbiamo detto già in apertura, da una parte la letteratura erotica, dall'altra le poesie. Riprendiamo questa trasmissione, questa seconda parte, con la lettura di una parte del libro Le perversioni di Ninè di Maddalena Costa. Diamo l'idea di ciò di cui stiamo parlando. Sì, ma cosa ne sai? Ma cosa diavolo ne sai di me e della mia vita?
Mi giudichi vuota e superficiale, ma non è così. No, non è così. Sono venuta al mondo per errore e nascendo ho pagato colpe che non erano le mie. Ho dovuto elemosinare l'amore che forse mi era dovuto piegandomi alle nevrosi violente di una madre che mi ha allattato con rabbia e frustrazione. Sono cresciuta ingoiando umiliazioni e sfidando la sua ira di fronte all'indifferenza di mio padre. L'amore mi spaventa. Ti scalda e scioglie ogni riserva, ma poi quando smette di ardere il freddo gela le ossa. Preferisco il sesso. Non devo piacere, non devo restare, non devo sperare, devo solo scopare. Ecco, il messaggio. Diciamo che... Si parte innanzitutto, sì. Scusami se ti interrompo, si parte da una situazione sicuramente particolare, quindi un'infanzia sicuramente non felice, un'infanzia no. non serena, un padre indifferente, una mamma arrabbiata, frustrata. Sì. Diciamo che Ninè è un personaggio molto complesso, è una donna, è ormai una donna ed è contesa tra il bisogno d'amore e la paura d'amare. E penso che queste 10 righe la descrivano in maniera molto efficace. E un altro lato fondamentale di Ninè è anche l'ironia, il prendere la vita con ironia, non prendersi mai sul serio. E vorrei leggere un altro pezzettino. Prego. Le mutande non sono solo un indumento, ma uno stile di vita. Dimmi che mutande hai e ti dirò chi sei. Lo slip spesso rispecchia uno stato d'animo, una disposizione temporanea, per cui i suoi centimetri sono inversamente proporzionali all'impudenza. In altri momenti è solo un accessorio versatile. Io solitamente le mutande le abbino al reggiseno, quando lo metto, altrimenti ai pensieri, e in tal caso restano diligentemente riposte nel cassetto della biancheria intima. Mara. Sì, è vero che c'è un'ironia interessante. Il primo stralcio invece mi è piaciuto molto perché mi ha ricordato tra l'altro una scena famosissima di un film che in effetti ha rotto anche su un tabù, che è Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick, l'ultimo film di Stanley Kubrick prima della sua morte, dove appunto i due protagonisti proprio nella scena finale chiosano tutto il film con una frase, con una parola forte che poi è quella che ha usato Maddalena per richiamare l'attenzione sull'importanza proprio anche della sessualità all'interno della vita matrimoniale. E invece il secondo brano, devo dire, insomma, c'è una verata ironia, c'è molta ironia ed è piacevole, sì. Forse è vero, ecco, che in effetti poi tutto come ci presentiamo in qualunque modo, appunto dalla biancheria intima, ma a colore di capelli, alla pettinatura, al tipo di scarpa, tutto poi racconta in effetti di noi, c'è un modo anche per esprimere quello che abbiamo, che vorremmo dire, magari che non diciamo. Raccontiamo, recitiamo una poesia, sì. Una poesia che rappresenta magari più di altre, Mara Venuto. Sì, la poesia che leggerò si chiama Basso fattore di protezione. Chiaramente è un gioco di parole perché appunto richiama la protezione del solare, quindi dei solari, ma è ovvio che poi l'accento viene posto poi sul modo di essere, quindi di rapportarsi con gli altri, con il mondo, con la vita. E questo componimento, che è un componimento breve, si chiama appunto Basso fattore di protezione, dà il titolo poi alla raccolta. Ho 100 anime sovrapposte che si spogliano e si rivestono come bambine in cabine da mare. Hanno fretta di uscire da quelle 4 pareti di legno buio. Si perde tempo a cambiare costumi maternali. Ho una vita per anima da vivere e benedico i coni di luce che trapassano le travi di quella cassa. Mani d'uomo le hanno inchiodate storte, parallele imperfette, valichi di estate nella mia frontiera. Un bisogno di protezione. Quindi, sì, e tra l'altro ho scelto anche non a caso questa poesia, a parte perché dal titolo alla raccolta, ma perché è una poesia sicuramente un po' più introspettiva, infatti rientra nel filone dedicato proprio all'analisi di sé, comunque allo scavo,
Però si associa anche un po' a quello che diceva Maddalena a proposito del rapporto appunto con l'educazione anche. Infatti un verso appunto dice: si perde tempo a cambiare costumi maternali, perché è chiaro che poi in ognuno è forte l'istinto alla libertà, comunque a trovare se stessi, a trovare il proprio modo di essere. E questi versi sono proprio attraverso una serie di immagini metaforiche, perché poi la mia poesia è tutta legata a questo comunque, cioè è visionaria in qualche modo, e questa visionarietà è espressa sia attraverso le immagini proposte che anche attraverso la scrittura, quindi lo stile, il linguaggio. Però ecco, sicuramente è molto focalizzata poi sulla ricerca della verità, dell'identità, cioè e della libertà anche di sé. Anche un altro elemento comune proprio in riferimento alla parola protezione, ciò che diceva Maddalena, Ninè cerca protezione nel sesso, il sesso sì, è il luogo nel quale non deve dimostrare di essere, non deve necessariamente restare. Non deve sperare. Non deve sperare, quindi è un luogo in cui magari si sente protetta. Sì. Il sesso per Ninè è come il cibo, riempie comunque dei vuoti. La protagonista dei primi quattro racconti, Ninè, è appunto, secondo me, una bulimica d'amore. Io la definisco così. È una persona che attraverso il sesso tenta di colmare quei vuoti. Faccio una domanda. Rifugge dall'amore perché ha paura, perché non si è sentita probabilmente amata dai genitori e quindi fugge via. Ci sono tanti momenti introspettivi, infatti non a caso ho scelto che Ninè parlasse in prima persona, i capitoli dedicati a lei sono vissuti in prima persona, c'è proprio un viaggio nella sua mente, volutamente, proprio perché il lettore potesse entrarci dentro profondamente e vivere quasi in prima persona questo conflitto. Una domanda che è un po' di rito. Sì. Ninè e Maddalena Costa? No. Maddalena Costa si rivede? No. No. C'è proprio uno sdoppiamento, cioè i personaggi dei miei racconti traggono ispirazione dalla vita quotidiana, così anche Ninè. Ovviamente in Ninè c'è qualcosa di mio, come in tutti i personaggi delle mie storie, però non mi rappresenta. Come mai hai iniziato a scrivere? A scrivere soprattutto di queste cose, di questo genere. Abbiamo fatto presente che l'argomento principe è il sesso, ma non il sesso in sé per sé. Abbiamo compreso bene che si tratta di un percorso, i racconti sono in chiave psicologica, cioè ogni racconto ha una storia a sé, ben definita, di una situazione particolare. Quindi non è sesso fino a se stesso. Ho deciso di scrivere di sesso perché il blog è nato così, quindi lì ho cominciato a pubblicare racconti erotici e l'approdo all'editoria è stato velocissimo. Scrivo anche altro, sono entrata in un'antologia di poeti contemporanei, però come dicevo prima è una cosa che non fa molta notizia, quindi il sesso è più fruibile. Quindi fa clamore e se ne parla. Mara, come hai cominciato tu a scrivere? Il percorso credo che sia diverso, visto che parti da giornalista, insomma. Quindi in realtà parto da scrittrice. Passaggio. Perché io ho cominciato a scrivere nel 2008. E nel 2008 è stato poi pubblicato il mio primo libro, che era un'antologia, una raccolta di racconti monologhi. E ci tengo a sottolineare monologhi perché questi racconti erano stati pensati per il teatro, infatti sono stati poi rappresentati anche non a Taranto, in Calabria. C'è stato un recital in cui appunto questi 15 personaggi differenti, quindi adulti, dei ragazzi, una bambina, sono stati appunto messi in scena in un piccolo teatro che si chiama il Teatro della Sirena a Castrovillari. Quindi io nasco come scrittrice, in realtà ho sempre scritto. Poi l'aver scritto questa raccolta, che ha avuto una certa risonanza,
mi ha permesso poi di approdare anche al giornalismo, per cui poi da lì ho continuato a scrivere, occupandomi principalmente inizialmente cominciando a far tutto, quindi occupandomi un po' di qualunque argomento e poi specializzandomi sulla cultura e anche poi sullo sport. Poi da lì è venuta fuori anche un'altra raccolta, mi è stato chiesto appunto di curare un'antologia di autori vari e poi oltre a quello appunto diversi miei racconti e anche poesie sono stati pubblicati in alcune antologie. Mi sono specializzata nel lavoro di editing, lavorando con la casa editrice PM soprattutto. In realtà mi occupo di editing e ghostwriting, quindi lavoro per degli autori principalmente che sono stati pubblicati da PM. Ultimamente mi sono occupata degli ultimi due romanzi, di cui uno sta per uscire, di Fabio Salvatore, e poi di Mara Sant'Angelo, che è una tennista professionista che ora è anche delegato della Federazione Italiana Gioco Tennis, che ha scritto la sua autobiografia e io l'ho aiutata in questo. Poi di mio c'è questa antologia, che è un'antologia di poesie, che è stata la mia nuova frontiera di sperimentazione, perché io non avevo mai scritto poesie, però è stata un'esigenza e una voglia forse anche di sintesi, cioè cercare di racchiudere in uno spazio più breve emozioni, sentimenti, riflessione. E forse è anche una questione di mancanza di tempo, perché lavorando a tempo pieno, in qualche modo, insomma, forse scrivere poesie mi ha aiutato a poter tenere sempre allenata la mia mente e anche la mano, e al contempo aprendomi a un genere differente. Ancora una pausa pubblicitaria, tra poco. Ben ritrovati, ultima parte di questa nostra trasmissione, in realtà abbiamo solo il tempo per fare qualche velocissima osservazione e per salutare. Maddalena Costa e Mara Venuto, a entrambe, l'importanza della lettura per poter scrivere, quel che può essere in questo momento anche un consiglio per chi è a casa, per chi ci sta seguendo da casa e ha voglia di scrivere un libro. È importante innanzitutto leggere, è così? Assolutamente sì, anche se credo che comunque il talento prescinda dalla lettura, però leggete tanto sempre, è un modo per poter evadere e viaggiare restando comunque seduti sulla poltrona di casa. Mara. No, invece il talento è importante, ma la lettura è essenziale, questo perché dovrebbe almeno aiutare a autovalutarsi con un po' più di obiettività. Perché ecco, leggere quelli più bravi di noi ci permette di capire dove possiamo arrivare e anche come possiamo migliorare. Quindi leggere sì, perché apre la mente e perché aiuta a scrivere meglio. Grazie a Mara Venuto e grazie a Maddalena Costa. Grazie come sempre ai telespettatori di Blue Star e ai telespettatori di Focus. A voi un buon proseguimento di giornata.